io ho capito che ci sono preoccupazioni valide con questa scelta. E dalla maggioranza dei componenti del comitato attuale. Io ho detto anche che il comitato non è una corte della giustizia che entriamo nel merito della scelta, è buono o non è buono. Io ho notato solo il fatto che ci sono preoccupazioni con questa scelta tra la maggioranza dei componenti del comitato e per questo motivo io ho ritirato. Il presidente dell'autorità portuale Hercules Aralambides ritira quindi la nomina dell'ingegner Manlio Guadagnolo a segretario generale dell'autorità portuale in seguito ai malumori creatisi in seno al comitato portuale che aveva portato più della metà dei membri dell'organo alla sfiducia nei confronti del presidente che fino ad oggi aveva insistito sulla nomina di Guadagnolo creando un caso regionale con il coinvolgimento dello stesso Nichi Vendola, presidente della regione Puglia, con il quale Aralambides aveva avuto uno scambio di lettere ed un incontro fugace. Il presidente dell'autorità portuale dichiara quindi di essere aperto ora al colloquio con il comitato per scambiare opinioni utili in riferimento alla scelta di una figura così importante con quelli che saranno i nomi proposti in futuro. Abbiamo qualche tempo per fare una nuova proposta. Di nuovo discutiamo con tutti in modo che non è una nuova proposta che... Cioè che possa essere condivisa? Possa essere condivisa. Okay. Allora questa è la mia posizione anche nel 3 maggio e le stesse parole sappiamo. Avuto anche il 3 maggio. Il problema è che noi dobbiamo andare avanti. Certo. Noi dobbiamo andare avanti per fare le cose grandi, cose importanti. E allora se ci sono preoccupazioni io posso rivocare non questa nomina, ma qualsiasi nomina che non è condivisa dal comitato che è il nostro organo di governo. All'incontro avvenuto all'interno dell'autorità portuale anche i rappresentanti della Regione Puglia e del Comune di Brindisi. E adesso l'autorità portuale dovrà formulare una nuova proposta e mettere in condizione il comitato di procedere alla nomina del nuovo segretario generale. Va registrato positivamente il fatto che il presidente ha ritenuto di ritirare una proposta che aveva provocato una profonda lacerazione all'interno del comitato. La regione non esprime giudizi sulle persone, c'è la legge che richiede l'esistenza di alcuni requisiti e la regione che deve mantenere un livello istituzionale anche in queste vicende ha preso atto che quella proposta lacerava il comitato e creava un forte contrasto tra l'autorità portuale, gli operatori del porto, il sindaco, il presidente della Camera di Commercio e il territorio cittadino. Di avere un segretario generale che risponde a una logica di sistema integrato della portualità pugliese, senza contrapposizioni ma anche come unica possibilità di sviluppo del porto di Brindisi che passa attraverso lo sviluppo della portualità pugliese. E mi pare che quella nomina suggerita o proposta non rispondesse a questi requisiti. Dopodiché ampia facoltà e ampia libertà al Presidente di proporci qualcun altro, aspettiamo che il Presidente ci faccia delle proposte in tal senso. Sul bilancio abbiamo chiesto a più voci l'approvazione del bilancio e l'impegno a portarlo nella prossima seduta, perché senza quell'atto sarà difficile poter procedere con qualsiasi altra discussione. Anche con la stessa nomina del segretario generale, senza sapere da cosa partiamo nel porto. E a proposito del bilancio dell'autorità portuale, Aralambides spiega. Abbiamo discusso anche il bilancio e ho spiegato che non c'è nessun problema col nostro bilancio perché chiude positivo e il bilancio è pronto. Mettiamo il bilancio al prossima seduta. Okay. E anche riferito al fatto che metà i porti italiani non hanno approvato il loro bilancio.